È un dipinto che non parla della nascita di Gesù e basta, parla anche della fine del mondo e quindi della fine dell'umanità e dell'avvento del Regno dei Cieli. Per questo Botticelli recupera il messaggio del fondo d'oro, e il fondo d'oro è il cielo, è l'eterno, è la perfezione dell'universo. In the Mystic Nativity, in the upper part of the painting, there are angels holding scrolls with inscriptions. And these inscriptions come directly from sermons by Savonarola. Here's a smoking gun. There's no doubt that Botticelli was a follower of Savonarola, at least at the time when he painted this work. Here, Botticelli completely abandoned this kind of naturalistic rendering of the space to go back to earlier examples where the main figures are bigger in scale than the minor figures in terms of hierarchy in the space. But you still have in the upper register these angels playing and dancing, and you can think this is remembering the golden age of these festivities, of these theatrical representations throughout the cities.